Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene, stasera andiamo a commentare la partita Venezia-Pisa tenutasi al Penso. E che dire, un primo tempo effettivamente, insomma, il Venezia ha veramente spinto tanto e la nostra difesa ha retto veramente bene il colpo. Perilli super bravo, diciamo così, un elogio, perché il primo tempo 3-4 parate e, insomma, praticamente ha salvato la partita. E poi anche nel secondo tempo, che poi andremo a vedere. E quindi niente, quando al 38esimo una cavalcata sulla destra di Risi, praticamente crossa, quindi fa l'assist per Marcone e Marcone in sacca. Non c'è stato niente da fare per Leggerini. E niente, quindi siamo sull'1-0 in favore del Pisa. Una difesa oggi che ha fatto la difesa e quindi si scende negli spogliatoi sull'1-0 per il Pisa. Alla ripresa abbiamo visto praticamente, diciamo così, in sostanza quello che è stato più o meno il primo tempo, almeno nei primi 10-15 minuti. Quindi bravo Perilli, quindi bravo Benedetti, bravo Belli, bravo Caracciolo, Marin, così così. Poi alla fine vedremo che purtroppo Caracciolo prenderà una ammonizione e quindi non lo vedremo con il Brescia. E niente, a meno che non si svolga prima la partita di recupero, ma non credo. Quindi va bene. Allora io devo dire questo, in sostanza, io ho visto al 75esimo un video stanco e ho visto un Gucker stanco. I ragazzi hanno dato tanto e quindi, cioè, alla fine era prevedibile. E io non capisco, al di là che è stato messo Palombi, ha messo Palombi al 57esimo al posto di Soddimo. Va bene, Palombi, questo ragazzo non ha le coordinate giuste per la porta, secondo me. Avrebbe bisogno di una aggiustatina, o meglio, avrebbe bisogno di una convergenza, perché non lo so. Non riesce a centrare la porta, però è bravo a centrare i pali, devo dire la verità, perché è più difficile centrare i pali che non centrare la porta. Insomma, 7 metri rotti di porta confronta un palo, ma non ce la fa. È così, t'ho detto. È un discorso, una giustatina, ecco, diciamo così, no? Una giustatina. Vabbè, andiamo avanti. Belindelli e Siega entrano al posto di Maria Lisi al 69esimo. Vabbè, giusto. Io voglio dire una cosa, no? Io ho visto, forse magari l'ho visto solo io, non lo so, però io ho visto al 75esimo un video stanco. È un video stanco, veramente stanco, e un Gucker anche. Cosa aspettiamo a metterli? Cioè, o meglio, a sostituirli. Cosa aspettiamo? E giustamente aspettiamo che Venezia faccia la rete. No? Aspettiamo che Venezia faccia la rete. Dopo la rete, allora andiamo a sostituire, Palombi e De Vitis. Cioè, scusatemi, perché sono talmente arrabbiato, no? Perché sta partita, cioè, voglio dire, ma si vede, no, che i giocatori sono stanchi. Allora, arrivato a questo punto, ma cosa aspettiamo a mettere Sibilli, e De Vitis? Aspettiamo cosa? Che il Venezia faccia la rete. No, giustamente, quindi all'82esimo Svoboda in sacca e quindi noi facciamo i cambi. Perché questa è la situazione, no? Al di là che i ragazzi hanno dato il massimo, ma cioè, voglio dire, ma si vedeva, no, che sia Vido che Gucker erano stanchi. È arrivato a un certo punto anche Vido, cioè, voglio dire, ma dalle riprese si vede. Io non lo so, non riesco a capire cosa aspettiamo a mettere i cambi, cioè, o meglio, a sostituire i giocatori. Io non capisco. Cioè, all'82esimo, 83esimo,
A quel punto i giochi sono fatti. Io non lo so, non lo so, non riesco a capire. Cioè, veramente, non riesco a capire. Sta partita l'abbiamo voluta pareggiare. Beh, pareggiamola questa partita. Sul gol di Popodà, cioè, nel senso, Perilli, cioè, voglio dire, non ha nessuna colpa, cioè, voglio dire. Vabbè, non lo so. Io quante volte l'ho detto e l'ho ridetto che i cambi vanno fatti prima, al momento giusto e al posto giusto. Vabbè. Allora, durante la settimana farò una live con Matteo per, anche insomma, per puntualizzare un po' questo calciomercato, che ci danno insomma vicini al Pisa, ma non voglio anticipare niente perché insomma, alla fine si farà questa live per quanto riguarda diciamo così, il calciomercato. Nella considerazione anche che il Pisa vuole chiudere subito, diciamo così, il calciomercato. Quindi, va bene, ragazzi, io per questo video la finirei qua perché oggi, cioè, voglio dire, i ragazzi hanno dato il massimo. Quello che forse non ha dato il massimo, secondo me, oggi è il mister, che se avesse fatto i cambi 5-10 minuti prima forse avremmo risolto, però c'è un astio, no, nel mettere Sibilli. Io non capisco quest'astio che c'ha D'Angelo nel mettere Sibilli, non lo capisco, non lo capisco. Si preferisce magari Palombi prima, però facciamo una convergenza, facciamo una convergenza e dopo la convergenza mettiamo Palombi. Non lo so, va bene ragazzi. Allora, se vi è piaciuto questo video, pollice su, condividete il video sui social. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E io, ragazzi, vi ricordo una cosa, no? Il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima, grazie.